Perché ti alzi dal letto la mattina? Come vedi il tuo futuro? Come vedi la tua vita, la tua carriera o il tuo business tra 5, 10 o 15 anni? Non sempre ci rendiamo conto di quanto sia importante riuscire a immaginare il nostro futuro. La Vision ci offre proprio questa opportunità perché infatti sarà in grado di indicarci la direzione a cui tendere nel nostro futuro. In questo video ho preparato una lista di domande guida che ti potranno aiutare per iniziare a chiarire e a scoprire la tua Vision. Ciao a tutti, se è la prima volta che guardi il mio video voglio presentarmi brevemente. Io sono Mattia e da oltre una decina d'anni mi occupo di organizzare eventi e gestire locali. E durante il mio percorso professionale mi sono appassionato a testare numerose tecniche e teorie di business, appunto, e di crescita personale. E ho aperto questo canale per condividere con te tutte quelle che mi hanno aiutato e che spero potranno essere di aiuto anche a chi, come te, ha il desiderio di costruire qualcosa di proprio nella sua vita. Partiamo con l'argomento del video di oggi. Che cos'è esattamente la Vision? La Vision è la tua vita come la vorresti nei prossimi anni, scritta nero su bianco. L'immagine mentale del futuro che desideri per te. Perché è importante avere una chiara vision personale? Nel mondo di oggi molti di noi sono costretti a muoversi a velocità frenetiche, ma non hanno una visione che sia in grado di fare ordine nella propria vita, stabilire le corrette priorità e porre il focus nella giusta direzione. Ho capito diversi anni fa che una vision nitida era l'ingrediente mancante per condurre una vita appagante ed ho affrontato numerose lotte e frustrazioni inutili proprio a causa di una mancanza di una vision chiara nella mia vita. Se non realizzerai mai la tua vision, zoppicherai per tutta la vita. Scommetto che anche tu hai vissuto o stai vivendo allo stesso modo. Ho elaborato quindi i 5 motivi principali per cui ritengo che ognuno di noi dovrebbe concentrarsi a sviluppare la propria vision personale. 1. La vision mostrerà dove sei diretto. Invece di continuare a fissarti piccoli obiettivi e sperare di finire nel posto giusto, poniti una destinazione, una visione a lungo termine che ti permetta di andare nella giusta direzione. 2. Una vision renderà più facile superare i blocchi. Il percorso verso i tuoi obiettivi prevederà giorni duri, momenti no e battute d'arresto. Sarai stanco, ma pensare a come andranno le cose al di là del duro lavoro sarà in grado di tenerti motivato e di darti la forza per superare gli ostacoli. 3. Ti fornirà focus. Con tutte le distrazioni della vita e le persone che competono per la nostra attenzione, può essere difficile al giorno d'oggi rimanere focalizzati sulla propria destinazione. Quindi può essere difficile trovare, provare un senso di realizzazione nella nostra vita. La Vision ti aiuta a porre il nostro focus nella giusta direzione e a lavorare su ciò che è importante per ottenere i risultati finali. Insomma, a concentrarsi su quel 20% che è in grado di fare la differenza. E questa non è una percentuale a caso. Se non hai ancora visto il mio video riguardante la legge di Pareto, ti lascio il link qui in descrizione e ti consiglio di andarlo a vedere. 4. La Vision sceglierà i tuoi amici. La conseguenza grandiosa della definizione di una vision chiara è che successivamente ti allontanerai da quelle persone che non hanno una direzione nitida per la loro vita e tenderai ad avvicinarti invece da tutte quelle persone che condividono questo modo di approcciare la vita personale. I tuoi amici, il tuo ambiente, le tue relazioni, infatti, dovrebbero aiutarti e motivarti per raggiungere i tuoi obiettivi e aggiungere valore ad essi. 5. La vision creerà le tue abitudini. Sapere con esattezza dove vuoi arrivare ti aiuterà a stabilire le tue abitudini per raggiungere i tuoi obiettivi e realizzare quindi la tua vision. Arrivati fino a qui, spero che ti sia chiaro quali siano i vantaggi che potrai ottenere delineando una tua vision personale. Iniziare a vivere una vita più consapevole e delineare un percorso coerente con il futuro che desideri per te stesso. Per aiutarti ancora meglio a fare questo, dedicherò anche un altro video agli step pratici necessari da seguire per delineare correttamente la tua vision. Siamo giunti alla fine anche del video di oggi. Io, come al solito, ti ringrazio se sei
sei arrivato fino a qui, ti invito ad iscriverti al mio canale, ad attivare la campanella per le notifiche e a condividere questo contenuto, se l'hai trovato utile, con i tuoi amici. Però non te ne andare, ti sto per lasciare le domande di cui ti ho parlato all'inizio di questo video, che ti aiuteranno nella fase preliminare di individuazione della tua vision. Mi raccomando, metti le risposte nero su bianco. Inizia chiedendoti: quali sono i miei punti di forza? Quali sono i miei punti deboli? Quando la mia vita starà finendo, cosa mi pentirò di non aver fatto? Cosa vorrei che la gente dicesse al mio funerale? Quali sono i miei valori più importanti? Inizia a rispondere a queste domande e poi passa al video dove ti indicherò gli step pratici per delineare la tua vision. Ciao, al prossimo video.